In diretta dall'ospedale San Martino di Genova, Luci a San Martino. Dediche, richieste, testimonianze su Radio Fra le Note. Non ci sono maghi, non ci sono cartomanti, non ci sono sfere di cristallo. La sofferenza la affronti a muso duro, senza mediatori. C'è però qualcuno che la porta con te. Non c'è qualcuno che ti dirà come andrà, ma qualcuno che ti dice: io sono con te. E ognuno di noi nel suo piccolo fa parte di questo grande mosaico che forma una scritta benedicente. Io sono con te. Nel dolore, nella sofferenza, io sono con te. Ciao, sono Lea. Volevo dedicare al marito Giovanni la canzone Il cielo in una stanza. Quando sei... Ciao, sono Venera. Oggi sono più contenta perché pare che i miei globuli bianchi si siano risvegliati e cominciano a risalire. Quindi... A fare festa, insomma, sì. Stanno facendo festa, appunto, quindi sono più contenta. E in ogni caso volevo stringere al mio cuore i miei tre figli. E Gabriella, che per fortuna vedrò dopo domani, amore mio, ho tanta voglia di vederti. Angela, che è andata via qualche giorno fa, però voglio dire, mi è dispiaciuto che andasse via, ma è giusto anche così. E Andrea, di nuovo rinnovo al mio Andrea, che ripeto è un figlio benedetto. Rinnovo i miei ringraziamenti per quel che ha fatto per me e per la sua dedizione, per la sua devozione, dedizione e devozione, a parte l'affetto e l'amore che prova per me. E quindi oggi è una giornata un po' più lieta, diciamo. Poi bacio tutti i miei parenti e bacio in particolare anche mio nipotino Samuele, mia sorella, mio fratello, i miei nipoti, tutti quelli che mi vogliono bene. Cosa possiamo dedicare? No, suggeriscimi tu, padre, non mi viene in questo momento. Cosa possiamo dedicare? Una canzone bella. Una canzone bella, bella di Jovanotti, bella. Va bene. A tutte le belle persone che hai al tuo fianco. A tutte le belle persone che conosco e a cui voglio bene e che mi vogliono bene. Va bene, ciao Andrea, ciao Angela, ciao Gabriella e ciao a tutti i miei parenti. Ciao, un bacio, un bacione. Ciao mamma, ti dedico una bella canzone di Lenny Kravitz, si chiama Thinking of You, e come sempre dimostri di essere fortissima, stai andando alla grande, i giorni passano e tra poco saremo fuori da tutto, io sto di nuovo benissimo. E niente, che ti devo dire, ti voglio tanto bene e questa dedica te la faccio io con Renata e Gabri e tutti, va bene? Quindi ci vediamo presto, adesso tra poco risalgo a Genova, così ci vediamo e ti stiamo accanto. Un bacio grande, ciao ciao. Ciao mamma, siamo Andrea e Gabriella, mammina. Ciao mammina. Ciao, tutti i giorni vengo a supportarti un pochino, a starti vicino, mamma bella. Ciao mammina, e allora forza, forza che ce l'abbiamo. Coraggio mammina. Ce la stiamo facendo, stiamo sprintando. Siamo forti, benni, benni bella. Un bacio, un bacio. Sorellina mia, sono più brava ad esprimere per iscritto i miei pensieri e i miei sentimenti. Quando si tratta di parlare, l'emozione prende il sopravvento e non sempre riesco a comunicare tutto quello che desidero. Oggi ci provo e voglio dirti che ti voglio un bene dell'anima. Ho sempre sentito dentro il mio cuore una voce che mi diceva che avresti vinto questa dura battaglia. I risultati delle analisi che mi hai appena comunicato mi riempiono il cuore di gioia. Presto, il sole ritornerà a splendere per te. Presto ritornerai a vivere la tua splendida vita. Non vedo l'ora di riabbracciarti. Ciao sorellona, un bacio da noi tutti, Cettina, Giuliana e Floriana. Siamo contenti che tutto procede bene e che ti stai riprendendo. Stai dimostrando una grandissima forza interiore. Il peggio è alle spalle.
andiamo sicuramente verso il bel tempo. Un grosso bacio a settembre, ti vengo a trovare. Ciao, un bacio da noi tutti, un bacio. Ciao Rosa, da quanti giorni è che non esci fuori? Saranno 2 mesi e mezzo. E per noi che siamo abituati, no, ad avere tutto, ecco, che cos'è che ti manca di più del fuori? Del fuori mi manca la mia famiglia, mi manca i miei figli, mi manca tutto. Quindi questo ci insegna a noi che abbiamo tutto? Sì. A saper valorizzare le cose che abbiamo, non darle per scontate. No, no, mi manca la mia casa, la mia vita, è la cosa più importante che c'è. Però c'è una bella notizia. Sì, che se tutto va bene, la settimana prossima esco. E allora noi a casa non incrociamo le dita, noi incrociamo le preghiere. Sì, eh? la preghiera alla Madonna è l'unica. Ne faccio tante, dalla mattina alla sera. Puoi contare anche sulle nostre preghiere. Sì, anzi, vi ringrazio a voi tutto di quello che avete fatto. E i dottori, infermieri, sono stati un angelo, un amore. Sì. Mi sono trovata benissimo, una famiglia. Grazie. Prego. Saluta la mamma, Anzi, gli dedico una canzone a tutti quanti, infermieri, dottori, tutti. Grazie mille a tutti. Ciao a tutti, sono Enzo e stasera le luci del San Martino di questo meraviglioso reparto saranno puntate sulla mia mamma e sul mio papà. Ciao mamma, ciao papà. Innanzitutto ne approfitto per rinnovarvi gli auguri per i vostri 50 anni di matrimonio. E nel contempo mi rallegro e complimento con voi per averli affrontati veramente alla grande. Considerando anche tutto il da fare che vi ho procurato dagli anni della mia adolescenza a seguire, che voi sapete benissimo non è poco. Eh sì, siete stati proprio bravi. Certo, se avessi saputo prima che Dulcis in fundo vi sarebbe toccata una prova come questa, magari avrei potuto anche fare in modo di risparmiarvi qualcosa. Ma non abbiamo la sfera di cristallo e quindi eccoci qua, tutti a Genova, insieme appassionatamente, a giocarci questa partita. Unica consolazione, stavolta non è colpa mia, ma non temete, ne verremo fuori. Per voi questa sera ho chiamato i Beatles con Lady B. Caro Enzo, di nuovo una dedica magnifica. Ciao Enzo, come stai? Tante volte ti ho rivolto questa domanda. E tutte le volte la tua risposta è stata sempre la stessa. Bene, mai un lamento, mai un cedimento. Stai affrontando la tua battaglia con tenacia e con coraggio da vendere, senza arrenderti mai, senza perderti mai d'animo. Anche se non sono abituata ad esternare i miei sentimenti e le mie emozioni, voglio proprio dirti che sono orgogliosa e fortunata ad averti come fratello e che hai un cuore immenso. Sono sicura che alla fine di questo lungo cammino, che hai intrapreso fatto di forti emozioni e di tanti stati d'animo e che ti ha messo a dura prova, ben presto sarai ripagato di tutti i sacrifici. La canzone che ti voglio dedicare è una canzone dei mitici Depeche Mode. E tanto per stare un po' rock, come tu dici sempre, Walking in My Shoes. Infine, un'ultima cosa. Anche se è stato un anno emotivamente difficile, ho vissuto, grazie ad un piccolissimo gesto, un momento straordinario ed intenso che ci ha resi ancora più uniti. Le persone dolci non sono ingenue né stupide, né tantomeno indifese. Anzi, sono così forti da potersi permettere di non indossare nessuna maschera, libere di essere vulnerabili, di provare emozioni, di correre il rischio di essere felici. Ciao a tutti, sono Nick. E volevo salutare tutte le persone che si trovano in ospedale in questo momento, persone che stanno soffrendo, volevo fare un saluto di affetto, ma soprattutto
mandare un abbraccio grande a tutti i bambini che stanno ascoltando. So che tanti di voi richiedono le mie canzoni, sono molto felice di questo. Spero che la mia musica possa anche portarvi compagnia. Vi mando un bacio, un abbraccio grande e vi voglio bene. Spero che guarirete presto. Vi abbraccio con tanto affetto. Ciao ragazzi, ciao. Siamo fatti per amare. Ciao a tutti. Oggi è San Rocco e il mio onomastico. So che è un santo che si è dedicato all'assistenza dei malati con guarigioni miracolose. Un pensiero a tutte le persone che vivono la malattia come me. Mille giorni di me e di te, di Claudio Baglioni. Grazie. Allora, buonasera a tutti, sono Laura e non vi parlo di HMAPS come vi avevamo promesso la scorsa settimana, ma... Ne parlerai però quando sarà il momento. Ne parleremo e volevo dedicare una canzone ai miei ematologi, che loro sanno chi sono, e questa canzone la dedico un po' anche a me perché appunto non desidero altro. Si chiama Capelli di Nicola Favvi. Buon ascolto e buona serata a tutti. Ciao a tutti, sono Franco di Belluno e volevo dedicare a una persona molto speciale per me una canzone. La dedica per Damiana, che è il mio amore, e a lei, che è il mio amore grande, voglio dedicare A te di Jovanotti, per tutte le volte che mi sei stata a fianco in questi 3 anni difficilissimi e che continuano in parte ad esserlo, perché non hai mollato mai, ci hai creduto sempre e sei sempre stata accanto a me a prenderti i momenti più difficili, anche quelli belli, meno per la verità in questo periodo, però non sei mancata mai e ti amo davvero, Damiana. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione. Eccoci amici, siamo insieme a Francesca. Oggi Francesca ci lasci un pensiero. Che cos'è che questa fase della malattia ti ha dato? No? Di solito noi vediamo nella malattia giustamente anche qualcosa che toglie, ci toglie, ma qualcosa che ti ha dato? Mi ha dato la capacità di reagire senza rabbia, cosa che io invece ho sempre fatto in tutte le occasioni, qualche volta mi ha anche aiutato. Questa volta invece ho una strana serenità, che probabilmente è legata anche alla fiducia che ripongo nelle persone che mi stanno seguendo, perché quello penso che sia fondamentale. E sono capace di affrontare un giorno per l'altro, senza pormi degli obiettivi precisi e delle scadenze. Ormai vado così. Grazie. Prego. Mi ardono nel cuore mondi che non ho mai visto, parole che non ho mai sentito, toccano l'anima mia come angeli venuti dal cielo. Non so qual è la mia strada, non conosco gli amici di domani. Le mie lacrime si chiedono perché la mia anima sorride, perché il mio cuore si illumina, perché la mia vita risplende, e non ho mai chiesto così tanto. Posso attraversare il mondo, incontrare i sentimenti, quelli di tutta la gente. Posso ascoltare, leggere le parole del cuore con i messaggi che mi rivelano, allontanare la mia sofferenza. Posso tornare ad essere felice, rapito dai suoni della tua voce, dimenticare che cos'è la paura, cancellare l'ansia del tempo che passa. Ciao, sono sempre Valerio e questa settimana vorrei dedicare un po' tutta questa canzone a tutte le persone del sud che come me sono qui per lo stesso motivo. E con questo vi voglio regalare di ascoltare questa canzone, Napal, che per me è la massima espressione della nostra città. E poi saluto tutta la mia famiglia che questa settimana hanno fatto la sorpresa, sono venuti tutti su, diciamo, in vacanza. Hanno approfittato delle ferie lavorative e sono saliti tutti su da me.
Vi aspettiamo in oratorio, siamo già d'accordo con Valerio. Bene, grazie e buon ascolto. Ciao, sono Annalisa. È molto tempo che non ci sentivamo, ma in realtà sono stata poco bene. Però adesso vi assicuro che mi sono ripresa e mi sento meglio. Quindi vorrei dedicare a tutto il reparto la canzone di Gigi D'Alesso, Miele. Grazie, ciao, vi voglio bene, un bacio. Vi lascio il sorriso di Enzo, se mi è permesso di fare anche il nome. Piuttosto robustitello, due occhi di fuoco belli, un bel sorriso, ma un sorriso talmente profondo che ti riempie il cuore e ti fa respirare. È quello, per intendersi, che ha la principessa, uno dei quattro figli. Preghiamo per questi nostri malati, perché sono realmente nella prova, sono sulla croce. Anche se il Signore, certamente, visto lo sguardo che qualcheduno di loro ha, darà loro un respiro, ma il calvario è pesante. Pace e bene. Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra, di al Signore mio rifugio, mia roccia in cui confido. Ti libererà e dalla carestia che distrugge, poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. Che vola di giorno, mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. Preservarti in tutte le tue vie, ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciampi.